Questo servizio è offerto da Dread Multimedia, Acqua Ganten, Centro Commerciale Il Porto, Studio Legale Balsamo. Vincere, convincere e mettersi alle spalle un avvio di 2020 da incubo. E cioè questa è la missione dell'Ellicata Calcio oggi per la 21esima giornata di campionato del torneo di Serie D. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Dino Liotta e Giuseppe Patti che vi parla. L'avversario di oggi è il migliore che l'Ellicata potesse avere sulla carta. Il fanalino di coda, Palmese. Doda imposta sulla tre quarti, il cross con Manfre che spizza la palla al centro dell'area. Il tiro di Manfre! E c'è la volée di Manfre. Dama a sinistra, Cannavò in posizione di suggeritore, Cannavò guadagna il fondo, il cross dentro e c'è la parata sulla linea di Cannizzaro. Ancora Ellicata, Convitto! Da pochissimi metri un lancio dalla sinistra con Convitto che praticamente è stato un po' ingannato dal rimbalzo del pallone. Minuti di gioco. Sempre 0-0 al Dino Liotta per quella che è la 21esima giornata del campionato. Intanto il cross al centro. Il tiro di Carbone che ha provato a quando ancora ci sono da giocare tantissime gare. Intanto Civilleri riesce a prendere un bel pallone che era stato sporcato da Convitto. Manfred, vertice sinistro dell'area di rigore. Manfred, il cross dentro per Cannavò. Gesto d'intesa 3-2. Ottimo il passaggio. Che sembra aver intanto iniziato Convitto, con il Convitto raggiunge il fondo, il cross di Convitto con i piedi, Battista, quindi si pareggia il conto dei calci d'angolo per mare di essere una delle sorprese del campionato. Intanto Convitto, cross dentro, ancora un salvataggio importante di Battista. Manfre, Doda al limite dell'area, c'è un giocatore della Palmese a terra, il cross di Doda, la parata in tuffo di Cannizzaro. Anche perché numeri alla mano, vai Giuseppe andando. Attenzione con la Palmese che ci prova con Demi dagli sviluppi di un fallo laterale. Mentre vi dico che il numero 21 era Germanò che è subentrato poco fa, il tiro direttamente sul braccia di Ingrassia. Un po' Convitto tra le linee, il cross di Convitto, c'è fuori gioco. Fuori gioco, cioè fuori gioco, ma ottimo il suggerimento di Convitto per Manfre. Convitto dentro per Cannavò. Cannavò si gira e poi Sesai di prima intenzione la botta. Sembrava la volta giusta per il primo gol del 2020 e per il primo gol di un millennials con la maglia dei gialloblu. Ripartire Maltese addirittura fin dalle tre quarti dell'Ellicata. Attenzione, Cannavò a tu per tu col portiere, la mette fuori e non è da Cannavò. Sei uomini in barriera, Convitto, palla che è stata toccata dalla retroguardia, dalla barriera. Indicata Daniello dentro l'area, arriva Dama, il tiro dalla distanza, telefonata verso il portiere Cannizzaro. Si accentra, siamo a metà campo, in profondità per Convitto, ottimo per Cannavò. Che rimane davanti alla palla, Cannavò, tacco per Convitto, cross dentro, e il numero 5, Misale, manda in angolo, adesso calcio d'angolo, scusami Peppe, di Civilleri dalla destra sul secondo palo, in qualche modo il portiere, poi Convitto al volo, e ancora una volta Cannizzaro che va a parare un tiro strozzato. Misale, attentissimo, Ligata che rimane in attacco, Convitto, Daniello, e gol di Daniello, gol di Manfre, il pareggio è stato di Daniello per Manfre, appostato sulla linea al secondo palo, è riuscito a metterla dentro, il gol di Manfre, il primo con la casacca dell'Ellicata nella sua terza avventura in maglia gialloblu, e Manfre va sotto la curva a prendersi gli applausi dei tifosi. Ellicata che la sblocca al terzo minuto di gioco, è meglio di così, il secondo tempo non poteva cominciare. Calcio di punizione, già battuto, il cross dentro, di testa l'anticipo di Tiboni che manda la palla alta, Ottista, attenzione il doppio passo, il cross dentro e Dama sulla linea praticamente. La Palmese, Carbone, cross dentro per Condemi si prepara il tiro. E c'è un Tiboni, si trattava di Tiboni, c'è un calcio d'angolo, torniamo al calcio giocato, 20 minuti di gioco scoccati in questo momento, il cross decisivo dentro, Porcaro. Decisivo l'intervento di Porcaro su Tiboni che si mette le mani ai capelli, proprio per Convitto, non un po' difettoso
Convitto però riprende la palla, entra in area Convitto, mantiene ancora la palla, serve Manfre, il tiro a giro, fuori. Non vuole uscire dal campo, sconfitta senza aver lottato fino all'ultimo secondo, intanto illicata con Convitto che va addirittura a prendere quasi il palo. Sulla palmese la rete di Manfre nel secondo tempo, intanto Convitto, indicata che fa un break, Civilleri entra in area, Civilleri dentro, eccolo! Cannavo! Fuori gioco, peccato perché era stato fatto tutto benissimo così per l'arbitro. Ancora Doda, azione personale per il linea orizzontale, Doda, il tiro direttamente su Cannizzaro, ha fatto tutto bene Doda Peppe, ma lì poteva scaricare verso un compagno. Adesso San Giorgio, Convitto sulla tre quarti, scambia con Cannavò davanti all'area di rigore, Cannavò, Convitto, il tiro! Incredibile! Cosa non ha sbagliato Convitto, e poi azione continuata con Mazzamuto che era in fuorigioco, ma Convitto praticamente ha sbagliato un rigore in movimento a pochissimi metri da Cannizzaro, tale che sta facendo parecchi metri palla a piedi, mi sale per la palla che rimane lì con Bonadio, il tiro! Para la prima respinta di Ingrassia. Adeghemo vince un contrasto, Adeghemo palla al piede, se ne va tutto solo, Adeghemo il tiro e la resparata in due tempi di Cannizzaro. Prova il lancio in avanti per Daniello, poteva gestire meglio questo pallone, scaduto il recupero, vedremo se l'arbitro è finita qui, illicata, batte la palmese 1-0, salviamo la rete, salviamo il risultato, ancora non è il miglior, licata Peppe, ma era importante vincere e ci siamo riusciti.